Nell'episodio precedente. Ho fatto questo, 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 quest'altro e infine questo. Tutto chiaro? No? Pazienza. Ci eravamo lasciati davanti alla palestra. È il momento di affrontarla. Dai, venite con me. Andiamo. Non so perché, ma siamo nella giostra delle tazzine che ci sta tipo in tutti i parchi di divertimento. E dobbiamo semplicemente arrivare fino in fondo al percorso. Rainbow, Magic Land, è un'emozione nel cuore. Un allenatore a Farfetch Forma Galar, che in pratica tiene solo le gambe in modo diverso. E allora perde la capacità di volare e diventa di tipo lotta puro? Game Freak Y. La capopalestra è Fabia, esperta appunto di tipi lotta. Questo scontro è un po' noioso perché non ho nessuno super efficace e quindi devo fare qualche magheggio con Smarmocchio. Ha anche Sirfetch, l'evoluzione di Farfetch, che in pratica ce l'ha solo più lungo. Oh! Il gambo, regà, il gambo, sempre a pensare male, oh. Il suo Pokémon più forte è Machamp ed è addirittura Gigamax, una versione del Dynamax in cui il Pokémon, oltre a gigantirsi, cambia anche aspetto e usa mosse diverse, le Gigamosse. Dynamax o Smarmocchio, che diventa talmente alto da non essere più interamente visibile. Ok, purtroppo essendo già un po' malconcio, Smarmocchio esce sconfitto. Mando il Cobra, tanto per incassare il colpo mentre rivitalizzo, ma incredibilmente regge, attiva la sua abilità che fa partire la tempesta di sabbia quando viene colpito, e poi è pure più veloce e riesce a portarsi da solo a casa la vittoria. Che giocatore incredibile, gesto tecnico! Fuori dalla palestra incontro Sonia, e mentre stiamo flirtando, si sente un'esplosione. E te pareva? Chi è che ha rovinato il momento? Ah, è Beat. Sta caricando con un elefante la parete con il dipinto rupestre per farla crepare e cercare, a detta sua, delle desio stelle. Lo affronto per fermarlo. Non che mi importi molto di un dipinto di un bambino di 4 anni alto 20 metri, ma per Sonia questo è altro. Ha fatto evolvere il suo Athena in Hatrem, carino, ma muore sotto i colpi senza perdono di Swiper. A fine lotta, Carletto sarà 35. Dai, manca solo un livello e poi si evolve adesso? Ok. Vi presento Inteleon, la lucertola anoressica. Impara la sua mossa peculiare, credo, tiro mirato. Abbastanza potente e ignora mosse come sono qui o polverabbia. Niente di che, ma meglio di Trovulsar. Arrivano Rose e Olive. Il presidente è molto deluso dal comportamento di Beat. Vuoi che muora? Vuoi che muora? Mi hai deluso. Mi stai deludendo. Lo espelle addirittura dal torneo degli sfida palestre. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa di hai potrà essere usata contro di te in tribunale. Se non puoi permetterti un avvocato, te ne sarà fornito uno d'ufficio. Una volta andati tutti, la parete crolla e rivela le statue di due Pokémon. Due lupi. Uno con una spada e uno con uno scudo al posto della faccia. Con dietro due statue raffiguranti i due eroi della leggenda. Sonia comincia a elaborare la vicenda. Eureka! La spada e lo scudo della leggenda sono in realtà due Pokémon, dimenticati per qualche motivo nella leggenda. Davvero, Sonia? Chi l'avrebbe mai detto? È merito tuo se abbiamo fatto questa scoperta. Ma se non ho fatto niente, semmai è stato Beat, che tra l'altro non solo è stato cazziato per questa cosa, ma è stato anche espulso dalla Lega Pokémon. E invece Reginalda, che è stato zitto, fermo come sempre. Bravo, bravo, leggendario. Proseguiamo nel bosco Brillabirinto. Qua un cuoco ci sfida con Sinistee, una tazzina da tè. Interagisco con un fungo e mi sfida un folletto barra goblin barra gremlin barra incubo vivente e si chiama Impidimp. Lo catturo. Contro una coppietta faccio fare la prima lotta al nuovo Carletto, che entra in campo planando. Provo tiro mirato. It's bellissimo! Affronto il Pokémon dei ricordamosse, Indeedee, che scopro essere di tipo psico. Trovo in seguito l'evoluzione di Impidimp, Morgrem, che è decisamente molto più coatto, e quindi catturo anche lui. Trovo la tazzina da tè e decido di catturarla. Ovviamente non può che chiamarsi T-Bag. Sono tentato di tenerlo in squadra, ma mi rendo conto che avere sia un buio che uno spettro non ha molto senso. Arrivo a Piccadilly, la città del bosco incantato, ed è decisamente la città visivamente più bella di tutto il gioco, per ora. E mi espongo anche, la più bella di tutti i giochi mai creati, secondo me. Mi ricordo che ho due tegliere. Mi accorgo che una è crepata e fa evolvere T-Bag. L'altra è rotta e a quanto pare non lo fa evolvere. Scopro su internet che esiste una forma della tazzina alternativa che ha un bollino
che in pratica prova l'autenticità della tazza all'interno della quale vive lo spettro. La teiera rotta fa evolvere quella determinata forma di Pokémon. La teiera crepata, quella che abbiamo noi. Fatto sta, faccio evolvere quindi Teabag e diventa Poltegeist. Impara una mossa che si chiama Ora del Tè. Invita tutti i Pokémon a prendere il tè, chi ha una bacca è obbligato a mangiarla. Va bene. Non so quanto possa essere utile, ma va bene. In una casa trovo Francis, l'uomo a cui devo consegnare la lettera. Scopro che il mittente non è la bambina che ce l'ha consegnata, ma Pauline, sua nonna, nonché vecchia amica di Francis. Ci viene fatto intendere che la povera Pauline è passata a miglior vita. Sad story. Francis però ci regala la sua scarf. Non male. Una bambina fissa il muro e non vuole essere disturbata dato che nel mezzo di una conversazione... Fuggire, fuggire, ritirata! In un'altra casa, un'allevatrice ci sfida con un Dottler munito di Evol Condensa e ci regala questo strumento una volta battuta. O comunque è bella sta cosa degli strumenti per il competitivo durante la main quest. Non sono utilissimi, però ho appreso il pensiero. Arriviamo in palestra. La cupo palestra, Poppy, ci presenta la missione. In pratica devo fare un provino per uno spettacolo, affrontando tre lotte e rispondendo a qualche domanda nel mentre. Se rispondo giusto, mi salgono le statistiche. Se sbaglio, mi si abbassano. La prima domanda è inutile, dato che entrambe le risposte sono giuste. La seconda è infame, perché mi chiede il nome della prima allenatrice. Ma io, che sono sempre originale da studiato, guardo la registrazione passata sul legato e vedo che si chiama Lorella. Qui over 9000, gente. La terza mi chiede cosa mangia a colazione di solito. La mia risposta è... Ma io che cazzo ne so, scusa. Guardando meglio, vedo però che le opzioni sono curry e omelette. Guarda, spero vivamente che te non te mangi curry a colazione. Te prego. Ah, ok, meno male. È il momento di affrontare Poppy. Inizio con Viburno perché voglio preservare Smarmocchio per il finale. E faccio bene. Il primo Pokémon avversario è infatti Weezing di Galar. Oh, lui sì che è davvero British. Togekiss... mi abbatte Viburno, come era prevedibile, ma tanto ci pensa Smarmocchio. Come anche per Mawile, che viene harato da una singola scarica. Il Pokémon principale è Alcremie, che diventa anche lui Gigamax in versione boss delle torte. Nel mezzo dello scontro tra giganti, dal nulla la capo palestra mi chiede quanti anni ha, secondo me. Le opzioni sono 16 e 88. Davvero non saprei. Metto 88, che è ovviamente la risposta giusta, ma si offende e me la dà sbagliata, abbassandomi pure le statistiche. Ma che è, oh? Siccome la sua gigamossa fa recuperare vita, la lotta va per le lunghe. Ma scaduti i tre turni, il mio acido bomba finisce il lavoro. Purtroppo non ho passato il provino, e è la prima volta che il fatto che io sia raccomandato non influisce su qualcosa. Che ci sia qualcuno più raccomandato di me? Impossible. Torniamo a Knuckleburg, dato che oltre Piccadilly non si può proseguire oltre. Qua incontriamo Beat, che ancora si deve riprendere dalla squalifica. Ma ecco che arriva, sempre più inquietante, Poppy. Oh, c'è madonna! Vuole che Beat diventi il suo capopalestra successore, dato che vuole andare in pensione. Beh, era ora direi. Mi dirigo verso il percorso 7, per proseguire il cammino. Incontro Sonia. Dai, è il mio momento, me lo sento. Stavolta niente ci interrompe. Sembrerebbe che il presidente stia facendo strani esperimenti nella sua torre. Sonia e Dandel, che è spawnato dal nulla, vanno a investigare, ma senza di me, solo loro due, insieme. Dandel! Arriva Hope a rigirare il coltello della piaga, ma questa volta la sua sfida è più interessante del solito. Ha un team di nuovo diverso, però mi gusta molto. Trevenant, Boltund, che è l'evoluzione di Yamper, palesemente ispirato al cartone Bolt, Hitmore, Snorlax e Cinderace, l'evoluzione finale di Scorbunny. Mi sembra Hermes il messaggero degli dei, molto molto carino. Catturo un Morpeko e Silicobra sarà al 36. Secondo voi, è possibile che esista un serpente ancora più brutto? Ecco, vi presento Sandaconda, il serpente grasso. Entro nelle rovine del percorso 8. Mentre salgo le scale per andare a prendere una MT, che è sotto il corno, vedo in lontananza una specie di bruco uscire da un buco. Non tutti i bruchi escono dal buco, ma questo sì. Vado a vedere di che si tratta e scopro che in realtà si tratta di Phalanx, un Pokémon falange composto da 5 soldatini. Ovviamente lo catturo e lo metto istantaneamente in squadra.
Le falangi sono formazioni tipiche romane, ma Reginalda questo non lo sa e lo chiama Treciendo. Treciendo ha una mossa peculiare, spalle al muro, che gli aumenta tutte le statistiche, impedendogli poi di essere sostituito. Ma vabbè, una volta che ti sei bustato, apri tutti, no problemo. Una giramondo che affronto caccia fuori Dripi, un draghetto spettro. Sono molto curioso di sapere in cosa si evolve e lo vorrei catturare, ma vedo che si trova solo in una zona delle terre selvagge raggiungibile con Surf, che tra l'altro ancora non ho. Me lo sono perso? Boh. Dal caldo torrido passiamo, non si sa come, ad un paesaggio innevato. Qua incontro Snom, un verme di ghiaccio. Lo catturo, ma purtroppo essendo appunto di tipo coleottero, non mi conviene tenerlo in squadra. Trovo anche Darumaka Formagalar ed è bellissimo. A questo punto vorrei mettere uno di loro due in squadra, per farlo livellare e vedere l'evoluzione. E mi sembra strano che Yamask ancora non si sia evoluto dopo tutti questi livelli. Decido quindi di controllare su internet e scopro che si evolve passando sotto una roccia delle terre selvagge con Yamask in squadra che aveva già subito almeno 49 PS di danni. Ma che è? Ma che dovrebbe significare? Ma come facevo a scoprirlo? Fatto sta che ci vado e effettivamente si evolve in Runerigus. Mamma mia, tutto questo tempo buttato a livellarlo, non fatemi ci pensare. Affronto una guardia che è davvero felice, molto felice, troppo felice. Ma che per caso hai usato qualche roba sequestrata, Marescia? E che per caso dai pure la roba ai tuoi Pokémon? Guarda là sto Boltund. Tra l'altro potrebbe essere tranquillamente un cane antidroga quello. E ora che ci penso, siamo in mezzo alla neve. Ma aspetta, forse non è neve. E io la sto respirando e ho 10 anni. Fuggire! Arrivo a Chichester, la città innevata. Anche se a sto punto è confermato che non è più neve, ma... Cocaina! Piace successo e si respira in un'area diversa. Vedi? Teoria confermata. Dal nulla devo risolvere un'indagine. Un pericoloso malvivente ha mangiato delle bacche senza permesso. Ed è ancora in circolazione. A una prima occhiata, il colpevole non può essere che... lui! Secondo il detective col maglioncino, però, invece è... lei? Ma in verità è stato... sto scoiattolo? Trovo le terme dove la leggenda narra che l'eroe della città, che presumo sia uno dei due della storia che ormai sappiamo, si veniva a riposare. Un tipo pensa che un Persian sia un lupo? Dai, Ezzi, quante ne sai? Che bello, c'è la neve, domani non scuola! E ora, la palestra. Sarebbe davvero un peccato se il video si interrompe.